Parliamo della gara con Matteo Guerrini, 3-1 della Giana sul Prato. Allora, un primo tempo equilibrato, nel secondo tempo piccolo spavento all'inizio, poi siete usciti alla grande. Sì. Abbiamo sofferto il primo tempo, come ci capita un po' di cioè in tutte le partite, però troviamo sempre la forza di lasciare scappare il movimento negativo per poi recuperare. Abbiamo ottenuto un'importante vittoria anche perché il Prato era davanti a noi in classifica e siamo un gruppo unito e siamo contenti di questa vittoria. Insomma, quando il Prato aveva segnato e sbloccato la gara, in genere chi sblocca la partita ha un grosso vantaggio e a quel momento sembrava la partita in mano loro. Questa è stata la qualità migliore di voi oggi, insomma, aver reagito subito? Sì, questa è stata sicuramente la cosa fondamentale per noi oggi, ma ci è capitato anche in altre partite, è una delle nostre forze comunque non mollare mai e cercare di recuperare sempre il risultato. Una vittoria importante quella di oggi anche per quel che riguarda la classifica, mi sembra, insomma. Sì, è molto importante, era molto importante trovare i 3 punti oggi per dare continuità ai risultati e ovviamente per l'obiettivo finale che è qualificarsi per i playoff. Insomma, questo 4º posto adesso è lì, è un po' più vicino, è un sogno che si avvicina. Sì, è un sogno che avvicina, è il nostro obiettivo principale per fine anno. Il tuo obiettivo invece personale, in genere gli attaccanti hanno sempre il numero di gol da fare, sì, il tuo? Il mio ovviamente dare sempre un contributo importante alla squadra e ovviamente anche le reti personali sono importanti per me.